questo fiore con il beccuccio 12 realizziamo la parte centrale e con il beccuccio 150 andiamo a lavorare i petali per creare un garofano. Come vedete è importante questo movimento a zig zag. In questo caso abbiamo utilizzato uno spillo di misura maggiore e il nostro fiore potrebbe già essere pronto. Lo rendiamo un pochino più grande e la realizzazione finale chiaramente va a seconda dei gusti. La parte stretta del beccuccio va sempre a creare il bordo esterno del petalo, la parte larga all'interno. Vi ringraziamo per l'attenzione, vi chiediamo di cliccare sul pulsante mi piace se il video è stato di vostro gradimento e vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube Italian Cakes. Nuovi video ogni settimana. Arrivederci.